Si moltiplicano a Cipro le veglie di protesta contro l'austerity e contro Bruxelles. Anche stasera, a ridosso della riapertura delle banche, che dovrebbero riprendere il lavoro oggi fra mezzogiorno e il tardo pomeriggio, sono state molte le urla contro la troica e le misure da lacrime e sangue che stanno strozzando l'economia cipriota. Il sentimento più comune fra la gente è quello di aver subito un furto. Non ci hanno chiesto nulla, non hanno considerato la nostra opinione, se avevano il diritto o meno di fare ciò che hanno fatto. Ci hanno costretto ad accettare questa misura, ma la gente non ha fatto niente, non ha commesso alcun crimine. Le banche dovrebbero pagare per le persone comuni. Hanno condannato i ciprioti per gli anni a venire, il presidente ci ha praticamente rovinato. A Nicosia la folla ha circondato tutto il giorno la sede dell'Unione Europea, bruciando la bandiera di ciò che è ormai considerato alla stregua di un nemico.